Uslow Web Radio. Siamo in linea con la collega Sabrina Rondinelli del Foro di Roma, penalista di punta e tra l'altro dottore di ricerca in diritto penale presso l'Università di Roma La Sapienza. Sabrina, grazie per essere con noi presente su Uslow Web Radio. Grazie, grazie a te e grazie a tutti voi. Mi fa molto piacere questo dialogo di stamattina. Esattamente, perché tra l'altro, cara Sabrina, girando intorno ai social, come si conviene anche ad una web radio, abbiamo visto un tuo editoriale sul quotidiano della Calabria. In particolar modo, già dal titolo risultava assai interessante: azione penale e richiesta di giustizia. Ci puoi raccontare, a beneficio dei tanti colleghi che ci ascoltano, di che cosa hai trattato su quel quotidiano? Sì, allora diciamo che questo editoriale che mi ha richiesto il direttore del quotidiano della Calabria è dovuto al fatto un po', diciamo, dai vari processi che uno segue, quindi è una sorta di resoconto di quelle che poi sono le problematiche che ogni collega penalista incontra. Quindi nasce, diciamo, da una riflessione, posso dire. Bene, allora, intanto l'articolo con tutte, diciamo, le sintesi che un editoriale può richiedere tratta, diciamo, la questione, ahimè, di credo principale tra chi richiede giustizia e poi a sua volta l'azione penale del pubblico ministero, cioè la cosiddetta dialettica tra chi domanda, tra chi presenta una querela e la responsabilità del pubblico ministero se adire le dovute indagini o comunque archiviare. Ecco, questo è un argomento tra l'altro molto sentito, e tu ci confermi, perché avendoti chiesto questo pezzo il direttore di un quotidiano è evidente che viene sentito in particolar modo dalla popolazione. Ma sì, perché Andrea, tu devi pensare che le procure italiane hanno l'85% dei procedimenti penali del nostro paese. Quindi le decisioni, ahimè, del pubblico ministero relative ovviamente all'organizzazione del lavoro d'ufficio hanno un peso enorme sul nostro sistema giudiziario. È evidente. Ecco, dal momento che gli uffici procura, diciamo, attivano l'azione e iniziativa penale a sua volta. Quindi io ho posto questo problema in questo articolo. Dico, nel momento in cui il pubblico ministero riflette se agire o meno, è una responsabilità. Cioè, noi abbiamo un principio di responsabilità già sottinteso all'azione penale. Infatti, nei miei, diciamo, studi su questo tema, ho trovato anche delle varie proposte di modifica su quello che poi è l'articolo 112 della nostra Costituzione, ossia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, nel senso che questa discrezionalità del principio se attivare o meno l'azione penale, e bisognerebbe, secondo me, farla un pochino più trasparente verso sia gli uffici di procura e sia verso i cittadini che richiamano giustizia. Ma questo è un qualche cosa di noto, arcinoto, già da tempo, ovviamente. Sì, e tu devi pensare pure che noi vediamo, no? Poi arrivano i cittadini con le varie, diciamo, dichiarazioni alla stampa o comunque noi avvocati stessi, nel momento in cui questa richiesta dell'azione penale non viene diciamo soddisfatta da parte dei cittadini, poi ci troviamo ai casi che reclamerà, diciamo, l'ingiustizia subita, eccetera, eccetera. Noi ci troviamo di fronte così a un imbuto diciamo giuridico. Cioè, è agire o meno è una sorta, secondo me, di responsabilità del pubblico ministero. Poi è vero, noi Andrea parliamo, sappiamo, noi giriamo gli uffici giudiziari e sappiamo benissimo che le procure si lamentano la scarsa, diciamo, che ci sono poche persone,
diciamo, gli ufficiali di polizia giudiziaria ti dicono che non hanno le risorse economiche per fare le indagini giuste, quindi è chiaro che noi ci troviamo a una giustizia che ha delle sue lacune, questo è chiaro. Sabrina, ti devo dire, lasciati raccontare questo fatto. È accaduto un anno fa, non dico dove, perché ovviamente altrimenti sarebbe facile capire da dove viene questa cosa. Comunque, in tema di reati commessi tramite l'uso di internet, parlava un procuratore e sostanzialmente diceva: guardate, succede questo, in questa nostra grande procura siamo soltanto due addetti a questo tipo di reati, il che ci porta limpidamente, cristallinamente a dire che il 90% di quelli che arrivano sul nostro tavolo non possono fisicamente essere da noi curati e quindi prendiamo in considerazione soltanto quelli più gravi. Ecco, questo detto in un convegno pubblicamente. Ora, e come fai a conciliare con la richiesta di giustizia? Cioè, non c'è una via di mezzo e noi, come avvocati, stiamo ovviamente proprio lì nel centro. Ecco, noi siamo lì al centro. Infatti, io quello che ho messo poi evidenziato nel mio editoriale, che è proprio la figura dell'avvocato che poi si trova a mediare quella che è la domanda di giustizia con diciamo, l'azione penale da parte della procura, la valutazione dell'azione penale. Devo dire che in termini di proposte, a mio avviso, che si potrebbero fare. È proprio non diciamo una sorta di collaborazione, ma io ho detto in questo editoriale perché magari diciamo, gli uffici giudiziari possono interagire anche con un consigliere dell'ordine degli avvocati o comunque i rappresentanti dei cittadini quelli che poi rappresentano le parti offese. Potrebbe essere anche un modo di agire, cioè rendere trasparente anche una fase delle indagini. Cioè, noi abbiamo avuto adesso diciamo, delle modifiche del nostro codice di procedura penale che hanno permesso. Hanno aperto, posso dire così, una sorta di apertura a chi presenta una querela di avere delle informazioni più elastiche rispetto al suo stato, diciamo, pendente della sua querela, quindi per sapere che tipo di valutazione ha fatto la procura a quel momento. Però questo a mio avviso non basta, perché poi noi ci troviamo a noi avvocati, dice avvocato, io ho presentato una querela 2 anni fa ma non so ancora l'esito. Ecco, Certo. questa è la problematica che noi ci troviamo. È chiaro, noi abbiamo varie riforme, abbiamo varie modifiche. Noi, per esempio, quest'anno, a settembre, quando ci sarà il congresso della Camera Penale a Bologna, io insieme ad altri della Camera Penale affronteremo proprio questa tematica. Cioè, noi poi non possiamo, noi avvocati, sempre sopperire a queste lacune, né è Ma colpa nostra. scusami, tu dicevi coinvolgimento anche degli organi istituzionali Sì, rappresentanti dell'avvocatura l'ho su evidenziato base nel mio territoriale. editoriale, Ecco, sì. ci puoi spiegare questo Allora, passaggio? sì, perché io ho detto in questo editoriale, perché visto che la procura si lamenta che non ci sono risorse, poi i cittadini ovviamente non hanno gli strumenti, a questo punto noi avvocati dobbiamo fare sempre diciamo, da portavoce a queste esigenze. Ho pensato, dico perché all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non ci sia proprio un ufficio che possa essere, diciamo, istituzionalmente, come posso dire, previsto per fare questo tipo di portavoce senza di richieste della, diciamo, della cittadinanza, perché gli avvocati, è chiaro, noi seguiamo i nostri casi, però anche noi non abbiamo le risorse giuste per interagire col Ministero. Quindi, secondo me, ufficializzare un tipo di studi su questa, diciamo, situazione sarebbe utile. Cioè, io mi Scusami, i trovo. consigli giudiziari in questo? Mi I sembra che. consigli giudiziari, allora è chiaro, i consigli giudiziari in questo momento, cioè noi adesso avanzeremo queste proposte come Camera Penale, diciamo noi territorialmente parlando, chiaro, è chiaro, ovviamente questo è solo una sorta di dibattito che poi si affronterà in sede di congresso a settembre, no, sono delle varie proposte, però io quello che dico, ma
Cioè, se noi non abbiamo strumenti per poter agire, interagire col Ministero, noi avvocati che abbiamo queste richieste ai cittadini di poter sapere, diciamo, una fase delle indagini, che tipo di situazione c'è all'interno di una denuncia presentata. A questo punto, perché tu non, diciamo, non fornisci un consiglio all'ordine degli avvocati gli strumenti, diciamo, utili per poter affrontare questo tipo di problema? Perché posso garantirti, Andrea, che come te lo, diciamo, come lo evidenzio io, tutti gli avvocati, i colleghi, i penalisti hanno questo tipo di problema. Quali sono Quindi, questi strumenti utili che il ma Consiglio potrebbe... strumenti utili potrebbero essere ovviamente quello di poter diciamo, recepire le case di mala giustizia, per esempio, di giustizia che non ha un esito, per evitare una prescrizione, quindi poter formulare un tipo di richiesta ufficiale a una procura di rendere trasparente la sua attività. E sono delle problematiche che è chiaro che non è facile come ovviamente affrontarli, però ovviamente se c'è un gruppo di studio comunque ufficializzato, secondo me potrebbe essere utile anche all'interno di una Camera Penale stessa. E dal tuo punto di vista, sai se queste problematiche sono già state dibattute anche in altre zone Ma territoriali? sì, c'è stata diciamo, una proposta alla Camera dei Deputati qualche anno fa che aveva detto di poter, diciamo, te la faccio sintetica, di rendere, diciamo, come fosse trasparente la discrezionalità dell'azione penale da parte della Procura. Individuava in questo, diciamo, questa proposta un collegamento di responsabilità, diciamo, un collegamento politico ovviamente, di responsabilità fra chi fa la politica giudiziaria, le procure ovviamente, e chi sarebbe invece, diciamo, legittimato dal voto popolare ad essere responsabile, quindi il Parlamento. Poi, vabbè, non c'è stata la possibilità diciamo, di Mandare conferma di questa avanti. proposta, andare avanti con questa proposta. Cioè, secondo me è chiaro che questo tipo, cioè, io penso al cittadino che ti presenta una querela, che poi non ne sa nulla, che ovviamente poi il commissario dice no, ma io devo affrontare una escalation di reati che può essere ovviamente di criminalità organizzata, quindi la tua querela di reato minore non mi interessa. Cioè, secondo me, ecco, queste problematiche andrebbero affrontate anche all'interno del Consiglio degli Avvocati, perché è chiaro, comunque noi avvocati poi ci troviamo che i cittadini, ovviamente faccio un esempio, dico un avvocato, ma questa non è giustizia, cioè non ci sentiamo neanche noi di poter interagire a una problematica che non è una problematica procedurale, ma una problematica, secondo me, normativa che andrebbe colmata. Ecco. Senti, Sabrina, noi ti ringraziamo per Grazie a questo te, tuo Andrea. intervento, è molto interessante perché prende ovviamente una parte di interesse anche nella gestione del cliente che quotidianamente dobbiamo trattare e ci troviamo ad arrampicarci letteralmente sugli specchi, tra l'altro non nostri, di responsabilità che Infatti, ovviamente non ci competono. Però grazie. già una proposta è importante, perché altrimenti facciamo come sempre facciamo, in attesa del nostro turno di udienza, parlare fra di noi senza portare avanti queste iniziative. E, Infatti. quindi noi resteremo in contatto con la collega Sabrina Rondinelli del Foro di Roma, dottore di ricerca di diritto penale presso l'Università di Roma La Sapienza, e continueremo a leggere dei tuoi interventi anche sui Grazie. quotidiani e a sentirti qui su Io Slow Web Radio. Sabrina, grazie per essere stata sulla Radio degli Avvocati. Grazie a te, Andrea, grazie a tutti, anche alla redazione, di avermi dato questo spazio. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Io Slow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Io Slow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.